Se c'è addirittura chi è disposto a riempire una montagna di dinamite solo per farlo allenare, allora significa che lui, Shaun White, è un vero e proprio fenomeno. Nato nel 1986 a Carlsbad, una città che la neve la vede una volta ogni 100 anni, Shaun non è un talento dello sci, è il talento. La sua specialità racchiusa nel suo cognome, White, come bianca è la neve che cavalca e domina con la tavola da snowboard. Esordisce agli Winter X Games, competizione freestyle istituita dalla televisione americana ESPN, nel 2002, a soli 16 anni. Da allora non si è lasciato sfuggire una sola medaglia d'oro. Suo è un talento naturale ammirato ed invidiato, non c'è pro che tenga botta. The Flying Tomato, come era soprannominato ai suoi esordi per via dei capelli rosso fuoco, è semplicemente inarrivabile. A leggere le sue statistiche, la parola più utilizzata è l'unico. Shaun, infatti, è l'unico ad aver completato trick impossibili per chiunque altro. Un esempio? Il back-to-back double corks. Non solo, perché anche sullo skateboard non se la cava niente male. Shaun White è l'unico ad aver completato il body varial frontside 540, alias The Armadillo. Poi arriva il 2006, la grande piazza Torino, il premio in palio, la medaglia d'oro olimpica. Shaun non poteva deludere. Risultato finale, oro strameritato. Una strapotenza impossibile da ignorare e oggi Shaun è sponsorizzato dai più grandi marchi del settore, Barton, Oakley, Red Bull. Un fenomeno pure mediatico, perché anche lui, come è stato di Tony Hawk con lo skate, ha dato il proprio nome ad una serie di videogames di snowboard. E la Barton, uno dei maggiori designer di tavole, gli ha offerto la possibilità di creare dei nuovi modelli di snowboard, le Barton Shaun White. La Red Bull invece, sempre in primo piano per gli sport estremi, nel febbraio 2009 ha scavato un half pipe solo per lui tra le montagne del Colorado, come con tanto, tanto tritolo. Un campo di allenamento stratosferico, inarrivabile, unico, proprio come lui.